Benvenuti nel terzo episodio attraverso il quale ci avvicineremo alla programmazione. In questo episodio, come già anticipato nel precedente, parleremo di programmazione parallela e ad eventi. Vediamo che cos'è. Allora, per programmazione parallela indichiamo un modo di programmare attraverso il quale è possibile effettuare più azioni nello stesso tempo. Questa cosa però non succede solamente nella programmazione, ma anche nella vita quotidiana. Possiamo trovare, per esempio, all'interno di una cucina più persone che lavorano insieme per fare un piatto, quindi nei ristoranti, oppure una catena di montaggio, quindi per la produzione di un determinato prodotto, più persone lavorano in un determinato contesto, producendo man mano dei piccoli pezzi per far sì che alla fine costruire l'unico grande pezzo, o anche uno sport di squadra. Troviamo nelle partite i giocatori, appunto, c'è chi difende, chi attacca e chi invece, appunto, protegge, per esempio, la porta. Tutto ciò fatto in modo simultaneo. All'interno di questa slide utilizziamo come esempio la ricetta degli involtini, utilizzata nelle precedenti lezioni. Qui vediamo appunto come la preparazione, per esempio, di tre ingredienti, ovvero verza, carote e l'impasto delle crepes, viene effettuato da più persone contemporaneamente. C'è una persona che si occupa di tagliare la verza e poi la cipolla, chi si occupa di tagliare le carote e poi scaldare l'olio, e ancora un'altra persona che si occupa di preparare l'impasto delle crepe. In questa slide invece vediamo l'esempio più completo, dove appunto abbiamo la persona 1, persona 2, persona 3, alla quale viene assegnato un insieme di compiti, ovviamente tutti svolti in sequenza, ma per ogni persona, ma tutte e tre le persone svolgono i loro compiti contemporaneamente, proprio un vero esempio di programmazione parallela. Vediamo, per esempio, la persona 1 che mentre taglia la verza ha accanto la persona 2 che taglia le carote e nello stesso tempo c'è la persona 3 che invece prepara l'impasto delle crepe. Oppure, per esempio, la persona 1 quando taglia la cipolla, nello stesso tempo c'è la persona 2 che scalda l'olio e la persona 3 che scalda la padella. E così via. Tutte queste insieme di azioni porteranno alla conclusione della ricetta, quindi ottenere i nostri involtini. Ora parliamo di un argomento già trattato nella lezione precedente, ma che approfondiremo nel dettaglio, cioè la variabile. La variabile abbiamo detto essere un contenitore di valori o dati che viene memorizzato all'interno della memoria e che il cui compito è quello appunto di memorizzare, quindi contenere un valore. Ovviamente questo valore che viene utilizzato all'interno del nostro programma può subire dei cambiamenti, quindi può essere modificato. La variabile è caratterizzata da un nome, quindi quando per esempio utilizziamo la variabile per memorizzare la somma di due numeri, avremo la variabile 1 che si chiama numero 1 per memorizzare il primo numero e la variabile 2 per memorizzare il secondo numero. Le operazioni attraverso le quali è possibile utilizzare le variabili sono la dichiarazione, che consiste nell'andare a specificare il nome da dare a questo contenitore, cioè alla variabile, e poi l'assegnamento, cioè andare a indicare il valore che deve assumere. In questa slide vediamo un esempio sia di dichiarazione che sia di assegnamento. La dichiarazione di una variabile consiste appunto nell'andare a indicare, per esempio, punteggio, dove questa variabile memorizzerà il punteggio, per esempio, di un gioco. L'assegnamento della variabile invece consiste nell'andare a assegnare all'interno della variabile punteggio un determinato valore. Per esempio, una persona quando, non so, all'interno di un gioco raggiunge un obiettivo, il suo punteggio viene incrementato di 10 e pertanto quindi la variabile punteggio assumerà un valore da 0 a 10. Abbiamo detto che la nostra variabile può anche cambiare valore nel corso di un programma. Per esempio, abbiamo la variabile i che è impostata inizialmente a 0 e vediamo che durante il corso del programma aumenta il valore di 1. Possiamo fare riferimento, per esempio, all'interno di una partita dove la variabile va a indicare il risultato della squadra di casa, quindi ogni qualvolta che questa perde
fa un collo, vedremo aumentare la variabile. Oppure possiamo intendere come variabile anche il nome, quindi se dovessimo inizializzare all'interno di un programma la variabile nome, inizialmente sarebbe vuoto, poi quando andiamo a inserire il nome, per esempio quando andiamo a chiedere all'utente il nome di un determinato personaggio, questa variabile nome assumerà il valore che l'utente gli scrive, per esempio Chiara. Un altro tipo di programmazione è la programmazione ad eventi. Ovviamente siamo abituati a vedere dei programmi che eseguono delle istruzioni in modo sequenziale. Quindi, una volta fatte le istruzioni, il programma non fa altro che eseguirle una per volta. Oppure ci possono essere dei casi in cui all'interno del programma troviamo delle selezioni di azioni, ovvero l'if, quindi al verificarsi una certa condizione che va sia a modificare l'iterazione di un programma o anche possiamo trovare, come abbiamo visto, dei costrutti come while e for che non fanno altro che andare a ripetere delle istruzioni per un determinato numero di volte e poi proseguire. Tutto ciò sempre in modo sequenziale. Nella programmazione invece ad eventi, il flusso del programma è determinato dalla verifica di un determinato evento, che può essere interno, esterno, solitamente esterno. Come possiamo immaginare un programma che rimane in attesa di un evento? Come un sistema che non fa altro che aspettare all'infinito che questo evento accada. Formalizziamolo. Cosa? Aspettare all'infinito, come viene formalizzato? Come un ciclo, per esempio, while, con condizione vera. Guardiamo il nostro diagramma. Abbiamo, per esempio, aspetta un millisecondo. Controlliamo per esempio che sia sorto un evento, nel caso è sorto, eseguiamo qualche istruzione e poi nuovamente aspettiamo un secondo, un millisecondo e controlliamo se è sorto un nuovo evento e così via all'infinito. Vediamo un esempio più reale di un evento. Abbiamo il nostro allarme antincendio, il quale non fa altro che aspettare all'infinito che venga rilevato un incendio, ovvero il programma aspetta un millisecondo, controlla che il sensore antincendio funzioni e quindi che non rilevi nessun incendio. Nel caso viene rilevato un incendio, l'allarme scatta, altrimenti non fa altro che continuare a controllare all'infinito. Vediamo ora invece un altro tipo di programmazione, la programmazione asincrona. I programmi, abbiamo detto, sono sviluppati come un insieme di azioni che in alcuni casi possono essere anche svolti da più persone, quindi in parallelo. Può capitare però che alcuni programmi mandano un messaggio ed altri invece aspettano proprio la ricezione di questo messaggio. Quindi sì che seguono più azioni contemporaneamente, ma non nello stesso tempo. E questo appunto è il principio della programmazione asincrona. Nella vita reale possiamo vedere alcuni esempi, ovvero l'interrogazione orale di una professoressa, la quale il messaggio diciamo che manda, correlazione a un programma che manda un messaggio, è chiamare l'alunno. L'alunno andrà all'interrogazione solo una volta che ha ascoltato il suo cognome, non dovrà farlo prima. Oppure un'ordinazione di una pizza, che vediamo nella slide successiva in dettaglio. In questa slide vediamo appunto l'esecuzione di come prendere l'ordinazione di una pizza. Abbiamo, per esempio, la persona addetta alle chiamate dentro la pizzeria che non fa altro che rimanere in attesa di una chiamata, mentre abbiamo dall'altra parte la persona che, comoda a casa sua, decide di chiamare per prenotare una pizza. Vediamo che queste due operazioni non sono fatte contemporaneamente. Ecco qui la programmazione asincrona. Quindi la persona, quando vorrà, decide la pizza, chiama la pizzeria e nello stesso tempo vedremo che quando squillerà il telefono all'interno della pizzeria, la persona addetta risponderà chiedendo il gusto della pizza. A questo punto, quando la persona ascolterà la domanda di quale gusto vuole, risponderà con il gusto da lui preferito.
E nello stesso tempo la persona addetta alla chiamata rimarrà in attesa del gusto per poi procedere con l'ordinazione. Ora vediamo un insieme di esempi che permetteranno di capire al meglio all'interno di Scratch. Ciao, abbiamo visto nelle slide appunto la programmazione ad eventi, la programmazione parallela. Iniziamo a vedere come funziona su Scratch la programmazione eventi. Se vi ricordate bene, abbiamo sempre fatto seguire le istruzioni del nostro gatto cliccandoci sopra. Ma già quello di per sé era un evento, ovvero al momento del click del mouse sul blocco dell'istruzione, il gatto esegue 10 passi. All'interno di Scratch troviamo, tra l'insieme dei blocchi, quei blocchi fanno riferimento a tutte le possibili, a tutti i possibili eventi e sono all'interno di situazioni. Come possiamo vedere, abbiamo l'evento quando si clicca su bandiera verde, che è quello principalmente usato all'interno di Scratch, attraverso il quale, una volta premuto il tasto verde, farà eseguire l'intero flusso di istruzioni. Vediamo gli altri. Attraverso questo blocco possiamo vedere che l'evento si scatena al momento che si preme il tasto, in questo caso spazio, oppure cliccandoci sopra possiamo vedere tutti i tasti che fanno scaturire l'evento. Oppure quando si clicca su questo sprite, quindi quando clicchiamo sul nostro simpatico gatto, c'è questo attraverso il quale appunto ci chiede l'evento essere il volume del microfono, quindi quando questo è maggiore di 10 fa sì che vengano eseguite determinate istruzioni. E poi abbiamo questi blocchi che permettono di andare a eseguire delle operazioni quando si riceve un messaggio. In questo caso abbiamo un messaggio 1 che è quello predefinito di Scratch, ma noi possiamo anche creare il nostro messaggio, per esempio ciao. Vedremo dopo l'utilizzo di questo modo di comunicare all'interno di Scratch. C'è la possibilità anche di inviare, quindi di far scaturire come evento l'invio di un messaggio a tutti, in questo caso tutti fa riferimento a tutti gli attori di Scratch, oppure invia a tutti sempre il messaggio e attendi. Vediamo ora un esempio di appunto programmazione ad eventi all'interno di Scratch. Abbiamo detto quella principale è essere l'utilizzo del blocco quando si clicca su bandiera verde. L'esempio più stupido che possiamo fare è quello di far muovere il nostro gatto di 10 passi. Quindi, al momento in cui andiamo a cliccare sulla bandierina verde, vedremo il nostro gatto che si muove. In questo caso, appunto, 10 passi sembrano essere pochi perché, ricordiamoci, fanno riferimento ai 10 pixel. Mettendo 100, possiamo vedere molto bene il nostro gatto che si muove. Quindi, anche con questo semplice esempio, abbiamo appena imparato a, diciamo, un piccolo esempio di programmazione ad eventi su Scratch. Come andare a implementare la programmazione di eventi utilizzando l'evento di invio del messaggio? Vediamolo. Per far sì che appunto si utilizzi questo modo di programmare, quindi mandando un messaggio, è necessario che ovviamente dopo che il gatto manda un messaggio, un altro attore, quindi in questo caso un altro sprite, riceva il messaggio. Quindi andiamo a inserire un nuovo attore, prendiamo il gatto volante e li posizioniamo nel nostro stage. Quindi clicchiamo sul nostro attore, quindi il gatto che cammina, e facciamo sì che quando clicchiamo sulla bandierina verde, egli invia un messaggio a tutti. In questo caso scriviamo un nuovo messaggio. Vola. Vogliamo che al momento che premiamo la bandierina verde, il nostro gatto dica vola, quindi mandi un messaggio vola, e
E il gatto che vola non faccia altro che muoversi, quindi fare appunto la mossa di volare. Per renderlo, diciamo, un po' più realistico, inseriamo all'interno delle istruzioni la nuvoletta con scritto vola, in modo tale che appunto risulti essere un po' più visibile il messaggio vola. Ora andiamo a programmare all'interno del nostro gatto, diciamo, volante. Come abbiamo detto, per rendere l'azione un po' più realistica, scegliamo come aspetto del nostro gatto il gatto quello che sta per volare, quindi come se stesse attendendo appunto il messaggio dell'altro gatto. Quindi, per far sì che questo voli, andiamo a utilizzare come blocco quando ricevo il messaggio, in questo caso vola, perché appunto Scratch riconosce appunto i messaggi che sono stati utilizzati all'interno del programma. Quindi quando riceva vola, cosa gli facciamo fare? Abbiamo detto che lo mettiamo in condizione di volare al nostro gatto, quindi andando a cambiare il suo aspetto mentre vola, e poi lo facciamo, diciamo, muovere. Quindi facciamo fare 100 passi prima di, e poi dopo aver appunto cambiato il nostro aspetto. Quindi ora andiamo sul gatto principale, quindi potremmo vedere che appena clicchiamo sulla bandierina verde, andiamo ad inserire un'attesa di un secondo in modo tale che tutto non sia molto veloce, quindi difficile da vedere. E vediamo cosa succede. Il nostro gatto ha fatto quasi la mossa di volare, come appunto fosse volato davvero. Quindi cosa ha fatto? Il gatto, diciamo, volante era in attesa di un messaggio. Pertanto, quindi, lui non ha seguito nessuna istruzione fin quando non ha ricevuto il messaggio. Questo non fa altro che andare anche a simulare la programmazione asincrona di cui abbiamo appena parlato con l'esempio della pizzeria, che rimane in attesa della chiamata e al momento della ricezione della chiamata la persona prende l'ordinazione. Qui abbiamo trovato lo stesso esempio, ma col gatto, quindi il gatto rimane in attesa della ricezione di un messaggio e il gatto al momento della ricezione, cioè dopo che il gatto 1, quello in piedi, manda il messaggio, il gatto volante cambia il suo, diciamo, aspetto e vola. Quindi abbiamo appena visto un esempio di programmazione asincrona e anche parallela. Vediamo ora un esempio di programmazione concorrente. Programmazione concorrente abbiamo detto essere più persone che nello stesso tempo fanno più azioni contemporaneamente. Quindi in questo caso andiamo a inserire un nuovo attore che farà delle istruzioni, che andrà a eseguire delle istruzioni nello stesso tempo che il gatto andrà a eseguire le sue istruzioni. Inseriamo questo simpatico attore e vediamo. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare che al momento che andiamo a premere la bandierina verde, il nostro gatto andrà a simulare una camminata, quindi si muoverà per un determinato periodo e farà un determinato numero di passi, e invece l'altra persona nel frattempo non farà altro che andare a cambiare, muoversi, diciamo cambiando il suo aspetto. Allora, selezioniamo quindi il nostro gatto
Abbiamo detto quindi qual è l'evento che fa scaturire la sequenza di azioni. Abbiamo detto quando si clicca sulla bandierina verde. Cosa vogliamo fare? Vogliamo appunto che il gatto faccia un determinato numero di passi. Quindi, movimento, faccia 10, fa 10 passi. Abbiamo detto che vogliamo che simuli una passeggiata. Per farla simulare non dobbiamo fare altro che passare al costume seguente, questo perché all'interno del gatto, come sembra, come vediamo, sembra appunto, quando passiamo da una figura all'altra, sembra appunto che il gatto stia camminando. Quindi fa 10 passi, passa al costume seguente. Siccome vogliamo che questa azione non venga ripetuta una sola volta, ma lo faccia in questo caso per più tempo, andiamo a inserire un ciclo for, ovvero un ripeti, in questo caso 10 volte. Ricordiamoci anche di mettere il nostro attendi un secondo, quanto appunto ci permetterà di guardare meglio il nostro gatto che cammina. Anche se preferiamo mettere 0.1, quindi non rimanere ad aspettare troppo, e poi vedremo il gatto che cammina. Nello stesso tempo dobbiamo far sì che anche in questo caso Jordan faccia un'operazione nel momento in cui viene premuta la bandierina verde. Quindi ripetiamo, quando si clicca su bandierina verde, lo ripetiamo per 10 volte. Facciamo passare il costume seguente e dire che ne so, ciao. Quindi, ora, se premiamo la bandierina verde, vedremo che il nostro gatto simulerà una camminata, mentre la nostra Jordan vedremo cambiare i suoi costumi in questi. Quindi simulerà una specie di balletto. Vediamo. Abbiamo visto che appunto il nostro gatto ha simulato una camminata, però troppo veloce, quindi se vogliamo vederlo meglio, dobbiamo andare a ripetere 100 volte, quindi per fargli fare, diciamo, una camminata un po' più lunga e andare anche a rallentare come la nostra Jordan cambia il suo costume. Quindi nuovamente andiamo a inserire l'attesa di un secondo. Ripeti, facciamo 10 volte. Ok, riproviamo. Possiamo vedere appunto che il nostro gatto sta camminando e la nostra Jordi ha cambiato costume. Quindi, quante volte? Facciamo sì che appunto terminino allo stesso tempo, 100. Al nostro gatto gli facciamo fare 5 passi. E vediamo che la nostra Jordan si muove, balla, e nello stesso tempo il nostro gatto si muove. E questo è proprio un esempio di programmazione parallela. Quindi, come appunto abbiamo detto negli esempi della vita reale, ci sono persone che durante la preparazione di un piatto, c'è chi taglia la verdura, chi invece si occupa dell'impasto, nello stesso tempo per far sì che vadano a creare un'unica ricetta, qui il nostro programma, che è unico, abbiamo all'interno appunto più persone che vanno a eseguire azioni diverse contemporaneamente. Passeremo nel prossimo episodio a realizzare una vera e propria applicazione attraverso la quale appunto metteremo in pratica tutto ciò che abbiamo imparato dal diagramma di flusso. Quindi tutti l'insieme di operazioni che un algoritmo deve seguire, a utilizzare appunto, a fare riferimento alla programmazione parallela, quindi più persone che
eseguono diverse operazioni nello stesso tempo, programmazione ad eventi, quindi quando si riceve determinato messaggio o accade un qualcosa, si susseguono delle insieme delle istruzioni e infine otterremo la nostra applicazione finale. Alla prossima, ciao!